Eccoci qua, siamo tornati al Commodore 64 biscottone di Maurizio, a cui devo praticamente montare il chip che è arrivato. Anzi, io ne ho acquistati 4, 3 me li terrò di scorta, per cui adesso vado a aprirlo e montiamo il chip. Lui poi diceva che già che c'ero, se gli davo un'occhiata alla tastiera, perché alcuni tasti non funziona molto bene, quindi andiamo a fare questa operazione. Poi andremo a fare anche ovviamente un collaudo generale, quindi a tra poco. Io niente, vado ad aprirlo e ci vediamo. Eccoci qua, ho aperto la macchina e diciamo vi esorto ad andare a vedere il video precedente, che lascerò il link in descrizione al video, a questo video, per vedere un attimo come è andata la riparazione di questa macchina. Sostanzialmente io poi ho scoperto, a parte che qui manca il contenitore, gli ho messo un dissipatorino, perché senza case il VT2 non si raffredda bene. Allora, sostanzialmente io avevo scoperto alla fine di tutto che era guasto questo integrato con il marchio Commodore, che è sostituibile, cioè il marchio MOS, che è sostituibile con 74 LS257. Io appunto sono andato ad acquistare il 74 LS257 e adesso semplicemente, visto che tutto il lavoro l'abbiamo già fatto, andremo molto semplicemente a montarlo. Verifico un attimo la sigla, esatto, ecco, questi sono dell'ST SGS Thompson, e quindi ottimi. Andiamo a montarlo semplicemente sullo zoccolino che ho già appunto predisposto. Niente, adesso facciamo una cosa: andiamo sul banco di collaudo, verifichiamo innanzitutto se si accende e andiamo a verificare anche la tastiera, di cui lamentava Maurizio che alcuni tasti avevano dei problemi. Adesso non ricordo quali, per cui andremo a vederli un po' tutti a tra poco sul banco di collaudo. Eccoci qua, ho collegato per ora solo alimentazione e uscita video con ingresso SCART e il mio monitor. Adesso andiamo ad accenderlo e vediamo se dopo aver sostituito il componente che è arrivato, se funziona ancora tutto. Accendiamo un attimo e vediamo. Perfetto, funziona, si è acceso. Adesso andiamo a verificare la tastiera. Ok, siccome i colori è sempre fatica vederli nelle riprese, adesso vediamo. Ho messo questo chino. Proviamo tutti i tasti, W, E, R, T, Y, U, I. L'U ha rimbalzato un attimo. Asterisco, freccia, restore, invio, ok. A, S, D, F, G, J, K, L, due punti, punto e virgola, uguale, Z, X, C, B, D, N, M, virgola, punto e virgola, proviamo lo shift sinistro,
lo shift destro, ok. Cursori su, giù, sinistra, destra, barra spaziatrice, i due tasti Commodore Shift per fare maiuscolo e minuscolo, il Control, cambiamo i colori. Lo shift lock e run stop. Ah, allora me anche gli funziona, lampeggia il cursore. A me sembra che vadano abbastanza bene, però l'unico che ha fatto qualche rimbalzo, un po' fatica, è la U. Ma diciamo in generale, non ho provato giustamente i numerici, freccia a sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 più, meno, sterlina a capo, andiamo un po' a destra, insdel, ma diciamo che sembrano tutti in buono stato. Comunque, l'unico che ho visto qualche problemino è la U. Maurizio lamentava, adesso non ricordo quale tasto in particolare. Andremo a aprirlo, gli diamo di default una pulita e vediamo se migliora un pochino. Ma comunque è già in buono stato secondo me. Quindi a dopo. Bene, andiamo a smontare la tastiera. Allora, di solito non lo faccio mai vedere. Ma magari c'è anche chi non l'ha mai fatto e può essere utile. Allora, prima di svitare tutte quante le vitine che vedete qua, è indispensabile dissaldare purtroppo i due fili rigidi che vanno allo shift lock, l'interruttore pulsante, perché altrimenti non viene via ovviamente il circuito stampato. Quindi basta scaldare leggermente dal lato opposto e come vedete i due filettini rigidi si sollevano. Dopodiché basta, è l'unica operazione di saldatura che c'è da fare. Dopodiché vanno svitate tutte le mini vitine che vedete qua, che io accelererò l'operazione ovviamente. Ecco, queste viti sotto va un po' spostato lo scotch di carta, cioè di carta di trasparente, di plastica, per poterle svitare, ecco, anche qua vedete, perché sono sotto, però vabbè, per preservarlo non andremo a romperlo, se possibile. Ce ne sono altre due qua, speriamo che non si rompa niente, ma forse no, forse ce la facciamo. Cioè mi spiacerebbe anche perché non è mia questa macchina. Ok, vediamo, l'ultima è di qua, molto appiccicoso devo dire nonostante gli anni, la colla è rimasta comunque molto appiccicosa. Ok, dovremmo essere riusciti a togliere tutte le vitarelle e adesso vedete che viene via tranquillamente tutta la piastra, che è un circuito stampato sostanzialmente, però anche dove ci sono i tasti, il
grafite sostanzialmente, il carboncino, tipo quelle delle matite. E lo stesso i gommini hanno la grafite, quindi conduttiva con una certa resistenza. Adesso, vabbè, non sto qua a farvi vedere tutta l'operazione di pulizia, ovviamente io userò un po' d'alcol isopropilico, ma giusto perché non rilascia residui. Però al limite, se proprio non ce l'avete, usate l'alcol normale. A sto punto con cotton fioc si fa la pulizia tranquillamente. Ci vediamo tra poco, quando saremo verso la fine. Allora, ho pulito tutti i gommini, come vedete un pochino di sporco c'era, ma non più di tanto, eh. Maurizio non era sporchissimo, infatti tutto sommato funzionava abbastanza bene. Adesso lo lascio un attimino asciugare, intanto procedo con la pulizia della parte del circuito stampato, che è molto più semplice. Ovviamente non sono stato lì a farvi vedere la pulizia di ogni tastino perché ci vuole un po' farli passare uno alla volta delicatamente, anche perché se no si rischia di farli saltare fuori, far saltare in giro le mollettine e via dicendo. Sì, anche qua non in realtà di sporcizia non ce n'è quasi per niente. Appena appena, diciamo. Quindi secondo me, non, a parte il tasto U, non era poi così indispensabile fare questa operazione. Comunque, visto che ho fatto 30 con Maurizio, facciamo anche 31, di modo che gli rendo la macchina sicuramente a posto. Ecco, infatti qui secondo me dove era più sporco è dove era il tasto U, a mio parere. Vediamo, ma era quella zona lì, così a occhio. Probabilmente si era depositato un po' più di, come vedete, di sporcizia, questa zona di qua in generale. Quindi vabbè, ci può stare. Niente, vado a prendere un altro cotton fioc, gli do una seconda passata, soprattutto nella zona di destra, e poi andremo a richiuderlo. Non sto qui a farvi vedere la riavvitatura e tutto quanto. Ci vedremo dopo nel banco di test per riverificare la tastiera e verificare anche le altre periferiche, espansioni e via dicendo. A dopo. Eccoci qua. Allora, reduce dal mercatino stamattina, l'unica cosa che ho trovato poco è questo joystickino mitico originale Commodore, che veniva venduto insieme al VIC-20, che era stato copiato dal joystick dell'Atari 2006, dopodiché l'Atari gli aveva fatto causa alla Commodore, gli aveva smesso di produrre. Tra l'altro era molto delicato, da quello che vi dicono, io non l'ho mai avuto, l'ho trovato e aveva un po' la leva storta. Niente, andrò a aprirlo anche perché voglio vedere che condizione è dentro. Ne approfitterò per provarlo sul Commodore 64 che ho qua in riparazione, ma prima voglio aprirlo e dargli una pulita. Ecco, aperto. Allora, nonostante che è un po' storto, non è messo male, a dispetto di quello che sembra, non è rotta il supporto della leva, probabilmente si è solo un po' deformato il pulsantino alla mollettina, non perdiamola. Quindi direi che a sto punto che potremmo andare a finire di smontarlo. Qui basta svitare quattro viti, eh. Le mollettine chissà se funzioneranno, boh, l'unico dubbio è quello lì. Non sono rotte a vedere così, ma nemmeno fanno click quando le schiacci, quindi potrebbe
potrebbero anche non funzionare. Va bene, dai, lo pulisco e poi andiamo a testarlo. Eccoci qua con il nostro Commodore 64. Dopo la pulizia della tastiera, andiamo subito a mettere in white, ok? E proviamo tutti i tasti e sono morbidissimi, basta proprio appena premerli leggermente. Adesso, dopo questa pulizia, come vedete, spazio, control l'abbiamo già provato cambiando il colore, anche la U che aveva problemi è andata a posto. Niente. Shift funziona, destro, shift sinistro, e lo spazio, va bene, perfetto. Allora, l'ho collegato al drive 15412, quindi andiamo a caricare qualcosa. Innanzitutto la directory. Ho collegato anche questo joystick che avete visto prima del mercatino. Così andiamo a testare anche lui. Io caricherei, ma tentiamo questo qui era dalla cassetta, l'avevo fatto il dump. Elicottero Yago, ma sì, avevo questo floppy qua. Uno. E andiamo a caricarlo, ovviamente non vi lascio qua in attesa. Adesso la prima parte la carica velocemente. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua, ha caricato, come vedete, Helicopter Yago. Va in porta 1. Proviamo il nostro joystickino, vediamo. Oh, il fire va. Perfetto, bellissimo. Proviamolo, non lo conosco questo gioco. Allora, su, sinistra, destra e fuoco va, giù va, su ha un po' di problemi andare in su, eh. È un po'. Sì. Niente, quindi secondo me andrà cambiato la mollettina. Quindi per il momento questo joystick andrà riparato. Pensavo peggio, visto come erano messe le mollettine. Colleghiamo il mitico Quick Shot, il mio che avevo dai tempi, anche per fare un test più realistico. Ok, vediamo se riesco a giocarci meglio. Oh, esatto, vabbè, mi ammazzano lo stesso perché non sono. Però come vedete va in tutte le direzioni. Mamma mia. Non lo conoscevo sto gioco, carino. Certo, dovrei andare a salvare forse visto che. Ah sì, quelli che stanno annegando. Vabbè, sono morto. Andiamo a provare un altro gioco, a tra poco. Oh, per il caricamento veloce ho inserito la Niki 2, la cartuccia, ok, eccola qua, Niki 2 cartridge fast load. Col dollaro faceva la directory. Andiamo a caricare Wizard of War. E dovrebbe caricarlo
anche velocemente. Tra l'altro, come vedete, mette già il colore bianco, quindi vantaggiosissimo. Ma non vi sospendo il caricamento perché, come vedete, è molto veloce. La Niki 2 era un'ottima cartuccia. Tra l'altro andava praticamente con tutti i giochi. Andiamo a testare Wizard of War. Quindi funziona anche con la cartuccia. Abbiamo già caricato il secondo gioco. Ah, sì, perché ho messo se si metteva in porta 1, c'era la modalità a un solo giocatore. Ok, mitico Wizard of War, ci giocavo sempre da ragazzino con un mio amico. Andavamo a far merenda e lo caricavo dalla cassettina. Come vedete, già con la Niki 2 allora da floppy era un'altra storia. Io qua, tra l'altro, con la Niki 2 ti permetteva di fare anche il dump dalla cassetta floppy. Ecco, magari non tutti i giochi ci si riusciva, però. Niente, andiamo. Ah, tra l'altro aveva anche il pulsante di reset, come vedete. E poi con il pulsante blu di reset, il fast load era veramente un'altra storia. Andiamo a caricare questo Jin Jane, anche lui gioco molto conosciuto. Come vedrete, sarà molto veloce anche questo del caricamento. Già caricato, è un 10 volte più veloce almeno. Ah, anche questo mitico, sì, me lo ricordo, difficilotto anche lui, vabbè, come un po' tutti i giochi del Commodore 64, non è che fossero facili anche. Tutt'altro, andiamo a provarlo. Adesso questo non so. Ah, cable o joystick con F1. Però forse andava. In porta 2. Attaccavano praticamente sì, bisognava cercare di non farsi uccidere. No, non è per niente facile neanche Jin Jane. Niente, ma adesso andiamo a vedere un altro gioco, vi metto in pausa. Allora, andremo a provare Catalyst. Questo non uso il Turbo Load perché dovrebbe averlo già dentro. È un gioco originale, come vedete. Carichiamo il primo file con l'asterisco, virgola 8, virgola 1. Se non ricordo male, esatto, aveva già il suo Turbo Load, quindi. Anzi, probabilmente se si usa la Niki 2 va anche a cozzare col suo turbo load. Mi metto in pausa e vediamo la fine del caricamento. Ecco qua, ha già finito, cioè, sì, più o meno alla velocità. Allora che
Pensate voi, aveva anche il parlato. Aveva anche il parlato, ragazzi. E sentite che musiche. Insert the other disk, quindi togliamo il disco 1, come vedete sono originalissimo. Inseriamo il 2. Chiaramente caricherà i livelli e funzionano ancora, ragazzi. Danson, ok. Oh, questo qui era un gioco stupendo, eh. Tra l'altro, se sentite, fa la musica mentre fa il caricamento, eh. Cioè, il multitasking c'era già. Anche questo. Gioco difficilissimo alla R-Type. Vabbè, sono morto subito. Bellissimo. Niente, a questo punto io farei due prove. Andrei a caricare, ma io proverò ancora altre cose. Andrei a caricare una cassettina. Una cassettina e poi testerei altre cose, cartucce, interfaccia, user port, insomma. A dopo. Bene ragazzi, allora, nel fare gli ultimi test mi mancava praticamente, ho testato qualche gioco in cassetta e avrei fatto il continuo di questo video. E volevo testare la user port con l'alberello di Natale di Retrofixer e la mia EEPROM. Ma dopo aver provato un po' di giochi in cassetta e tentato di sostituire la cinghietta, ritarare la testina, dopo l'ennesima accensione, ieri sera, ecco cosa è successo a questo Commodore 64 di Maurizio. Anzi, prima dava. Ieri sera in realtà un arcobaleno di colore, adesso fa sto lampeggio. Allora, la dead test, adesso vi faccio vedere cosa dice. Beh, ho fatto bene a dopo la riparazione a provarlo in maniera intensiva perché dovevo rispedirglielo indietro a giorni. E niente, ecco, come vedete anche la pagina della dead test, a parte lo sfarfallio di colori. Allora, la prima volta mi ha dato ok la color RAM. Dopo, ecco, beh, comunque il processore gira, fa tutto quello che deve fare. Dopo mi ha dato un errore a la RAM colore e successivamente questo non è flicker di un monitor CRT perché è un monitor LCD, è proprio l'effetto che sta facendo di flash veloce dei colori. Adesso vediamo, esatto, color RAM bad, vedete? Adesso sistematicamente mi dà color RAM bad. Però mi dà anche le 4164, 19, 21 e 22 bad, ma non ci credo molto perché il test iniziale lo passa. Quindi niente, vado a indagare, qualcuno mi ha detto che potrebbe essere ancora la dannata PLA, stavolta veramente, però qui segnala la Core RAM, quindi andiamo a verificare.
Non so se riuscirò a metterlo in questo video, la riparazione successiva, dipende se è veloce o meno, al limite faremo un altro video, oppure a dopo. Intanto però mettetevi il like e iscrivetevi al canale, così vedrete tutte queste novità di riparazioni. A dopo o alla prossima. Ragazzi, ho sostituito il PLA, era il PLA. Adesso andiamo a vedere, si passa al test dello schermo e della RAM colore, ma già il difetto non lo fa più, per cui andiamo, schiariamo un po' la situazione. Quindi a sto punto va bene, io vi interrompo qua questo video, andrò a fare i miei test per conto mio e vediamo, adesso sta facendo con la RAM, ma già si sta comportando normalmente. Andrò a provare il dataset, non so se ci sta includendolo in questo video, magari uno sì, dai, vediamo. Con una cassettina originale, magari sì. E a questo punto direi che io ho piazzato vediamo un po'. Completiamo il test. Io ho piazzato la PLA sostitutiva, quella rossa con la PLD, credo che sia. Ok, run test, perfetto. Con lo RAM, ok. Anche il SID va, perfetto. Però avrei anche questa sostitutiva con le due GAL e penso che gli monterò questa, Maurizio. Così andiamo anche a provarla tra poco. Ecco ragazzi, ho già piazzato le due GAL che sostituiscono il PLA. Andiamo ad accenderlo, prima senza la detect e poi con la detect. Vediamo. Vediamo se funzionano bene, poi proveremo un giochino con la cassetta, la user port. Vediamo, perfetto. Senza del test parte perfettamente il Commodore 64, attivando, andiamo a metterla del test, facciamo un test completo che non sto a ripetervi, ma ci vedremo verso la fine del test, a tra poco. Eccoci qua alla fine del test. Come vedete, il test ha completato, sta un test, adesso riparte. Andiamo a vederci un giochino. Ecco qua il mio dataset storico, che usavo anche per il 128. Ho caricato Uridium. Uridium. Quindi, dataset funziona. Adesso vediamo, tanto se va anche il joystickino, però questo qui è famoso che ha problemi a andare su, infatti giù va ma su no, quindi mi ammazzeranno subito, va bene, muoio subito contro. Comunque funziona, vediamo l'alberello per provare gli user port e poi andrò avanti a fare i miei vari test e lo spedirò sto sabato. Eccoci qua. Vedete flashare. È un bel hello, non è un difetto del Commodore 64, ma è la mia cartuccina che ho fatto per l'albero di Natale di Retrofixer, eccola lì. Va bene, anche questo test ha funzionato. L'ultimo gioco, e poi ci vediamo alla prossima. Eccoci qua. Ho caricato un altro giochino. Sigma 7. Infatti, andrà cambiata porta. Ok. Oh, perfetto.
press forward, well ready. Da tirare in avanti, proprio la direzione che non mi funziona. Va bene ragazzi, ho capito che devo proprio aggiustare il joystickino. Ah, l'ho preso, di miracolo. Sì, però mi sono bloccato in questa posizione perché non posso andare in su. Quindi. Ogni tanto va, ogni tanto no. È già difficile sto gioco. Se poi uno ha il joystick che non funziona, basta. Molto bello, però anche molto difficile. Va bene ragazzi, vi saluto e alla prossima.